Fin dagli albori della civiltà, il potere ha tentato segretamente di modificare la storia per i propri fini. Simili a burattinai, alcuni individui celati nell'ombra possono ancora reggere le fila del destino di miliardi di persone. Chi parla di complotti e congiure di solito viene deriso perché spesso la verità è talmente ovvia che passa inosservata. Sono fantasie paranoiche inventate per soddisfare l'appetito di lettori di libri economici e maniaci di internet? Oppure tutti viviamo davvero all'interno di un piano perfettamente architettato da altri? Guerre, rivoluzioni, movimenti sociali, attacchi terroristici. A tutto viene data una spiegazione ufficiale, ma forse niente è ciò che sembra essere. Oggi cercheremo di svelare l'incredibile mondo delle società segrete. La massoneria, la madre di tutte le società segrete. Forse è l'organizzazione più sospettata e perseguitata di tutti i tempi. E nonostante ciò, sono pochissime, davvero poche, le persone al mondo che veramente sanno che cosa sia. Esiste, come i suoi critici affermano, questo potere occulto dietro i più importanti eventi mondiali? Oppure si tratta di un circolo sociale un po' decadente dai rituali infantili? Ma com'è nata questa antica società segreta che ancora vanta più di 6 milioni di fratelli? Quali sono i suoi veri obiettivi? Come ha condizionato per più di 12 secoli la storia? E soprattutto, come la sta influenzando oggi? La massoneria si autodefinisce un'innocua fratellanza, il cui obiettivo è la ricerca del bene dell'umanità attraverso l'elevazione spirituale dei suoi membri. Secondo i suoi detrattori, è invece un'organizzazione piramidale che ha l'obiettivo segreto di dominare il mondo attraverso codici non scritti, silenzio e cooperazione che ricordano la mafia. Chi ha ragione? Un rapido sguardo sulla storia della massoneria porta alla luce alcune caratteristiche inquietanti. La sua segretezza impenetrabile, la severità delle pene per i fratelli che infrangono i giuramenti, il fatto che l'opinione pubblica ignori la sua portata, la sua influenza e i suoi veri scopi, e, cosa ancor più sconvolgente, la sua esplicita partecipazione a molti eventi chiave che hanno cambiato il corso della storia negli ultimi secoli. Rituali segreti, simbolismo oscuro, obiettivi misteriosi, ne hanno fatto un facile bersaglio soprattutto per il suo nemico acerrimo, la Chiesa Cattolica. Viene allora da chiedersi, ci sono dei motivi reali per temere la massoneria? Oppure si tratta soltanto di accuse senza fondamento, di semplici incomprensioni e pregiudizi? Perché i massoni mantengono ancora questa segretezza se non hanno nulla da nascondere? Ma com'è cominciato tutto? Le origini della massoneria risalgono al VII secolo, quando nasce come corporazione di costruttori, muratori e scalpellini che vogliono mantenere segrete le proprie tecniche per garantirsi la sussistenza. Questi muratori non somigliano agli operai che conosciamo oggi, ma sono tecnici e maestri d'arte, in grado di realizzare opere prodigiose in un'epoca in cui le tecniche costruttive si limitano all'uso della squadra, del filo a piombo, o poco più. I primi muratori costruiscono cattedrali e castelli che rimangono in piedi per secoli, resistono alle guerre, ai terremoti, al tempo. Per la gente comune, capacità tecniche di questo tipo conferiscono ai muratori quasi dei poteri magici, poteri che non devono essere rivelati ad estranei. Colonne affusolate che sorreggono ancora oggi, eleganti archi ogivali con sottili nervature. Torri di altezze fino a quel momento inimmaginabili che quasi toccano il cielo e ispirano profonda fede e timore di Dio. Navate con un'acustica perfetta e gargoglie sporgenti per scacciare gli spiriti maligni. Rapporti matematici, bellezza, forza e proporzione che ancora oggi sorprendono ingegneri e matematici. La straordinaria conoscenza di questi uomini è uno dei segreti meglio conservati di tutti i tempi.
Portare a termine un progetto richiede l'impegno di generazioni. E la conoscenza che lo accompagna si tramanda di padre in figlio, da maestro ad apprendista. La preparazione completa di un apprendista dura 7 anni e comincia quando è appena 12enne. Dopo i primi 3 anni c'è un'iniziazione rituale in cui gli vengono rivelati determinati codici e simboli. Quando ha terminato il 7° anno, l'apprendista diventa compagno d'arte. Solo molti anni dopo potrà essere un maestro massone. La massoneria acquista una dimensione spirituale e ideologica che cozza con il sistema di valori dell'epoca. Questo fa di essa l'organizzazione perfetta per ospitare idee pericolose, idee che devono essere tenute segrete a tutti i costi. Questa prima manifestazione della massoneria è chiamata massoneria operativa, poiché i suoi membri sono dei veri costruttori. Nonostante la società sia sorta nel Medioevo, i massoni si ispirano a società segrete molto più antiche, alcune risalenti a epoche precristiane. Le società segrete esistono fin dagli albori della civiltà. Nascono per preservare e difendere la conoscenza, che conferisce il potere, mettere e conservare idee che potrebbero sconvolgere le autorità. Idee che, se venissero rivelate, porterebbero all'immediata condanna a morte di chi avesse semplicemente osato esprimerle. Un chiaro esempio sono i pitagorici, che si organizzano come una società segreta. Pitagora è un filosofo che vive nella Grecia nel VI secolo a.C. Le sue scoperte hanno un'influenza immensa sul pensiero massonico. Diversi secoli dopo, il teorema di Pitagora diventa fondamentale per i massoni operativi, perché per esempio consente di eseguire perfettamente gli angoli retti. Pitagora viene perseguitato e ucciso dai suoi nemici, ma il suo sapere sopravvive e la squadra diviene un simbolo emblematico della massoneria, usato ancora oggi. I massoni operativi, ovviamente, disprezzano ciò che il clero è diventato pochi secoli dopo la morte di Cristo. Una massa decadente di peccatori troppo impegnati a occuparsi dei propri beni terreni per avere tempo di pascolare le anime. Sentimenti analoghi provano nei confronti dei nobili che li opprimono e che possiedono tutto. Ironia della sorte, i massoni antagonisti ideologici del dogmatismo persecutorio di Roma hanno nella Chiesa Cattolica e nella nobiltà i loro principali clienti. Gli antichi bassorilievi e le decorazioni delle più famose cattedrali europee conservano ancora oggi la testimonianza dell'umorismo tagliente con cui i massoni hanno dato prova del loro dissenso nei confronti di questo potere onnipresente. Nella chiesa di San Sebaldo, a Norimberga, c'è una tomba che mostra un frate e una suora in atteggiamento piuttosto compromettente. Nella cattedrale di Würzburg sono state trovate delle copie delle famose colonne Joachim and Boaz, che vennero rubate dall'ingresso del Tempio di Salomone. Sono i simboli fondamentali della massoneria, insieme a Hiram Abiff, il mitico costruttore del Tempio di Re Salomone, che fu ucciso perché si rifiutò di rivelare il segreto della sua arte. Un'autentica firma massonica in codice. Ma l'idea che la massoneria, avendo in odio la Chiesa Cattolica, sia solamente un movimento ateistico è del tutto fuorviante. Il massone vuole semplicemente avere la libertà di adorare Dio nel modo che ha scelto, e non nella maniera impostagli da Roma. Per essere accettato nella fratellanza, è necessario che il massone creda in un essere supremo unico, non importa quale. Per adattarsi alle differenti fedi, e in linea con le loro origini di costruttori, i massoni chiamano questo essere Gau o Gadu, grande architetto dell'universo. Il suo simbolo, l'occhio che vede tutto, si ispira chiaramente all'occhio egiziano di Horus. Il manoscritto regio esposto al British Museum è un poema anonimo il cui soggetto sono i doveri di un massone ed è datato intorno al 1390. È il più antico documento massonico, scritto in forma poetica. Elenca 15 regole. Ad esempio,
Sii onesto e di sempre il vero. Non rubare o proteggere ladri o assassini. Sii saggio e forte, abile in qualsiasi lavoro. Non parlare male del lavoro degli altri maestri. Insegna agli apprendisti che la loro arte è sempre degna. Non nascondere né la falsità, né altri peccati. L'età feudale volge al termine e la Chiesa non è più il principale cliente dei massoni. È allora che l'antica corporazione di muratori spiritualmente liberi si trasforma in una società segreta potente, aperta a tutti coloro che vogliono abbracciare le sue regole e giurare di non rivelare i suoi segreti. La massoneria, o società dei liberi e accettati muratori, presto sarà la protagonista chiave di uno dei più importanti eventi della storia. Ricapitoliamo. Lungi dall'essere un'associazione di muratori ignoranti, gli antichi massoni operativi sono fautori di ideali di libertà che li portano a scontrarsi con quelli che sono i loro clienti, ma anche i loro oppressori, la Chiesa Cattolica e le monarchie europee. Con il tempo prende forma una società segreta potente, che attrae alcune tra le figure più influenti della storia. Il suo nome è Massoneria, o Società dei Liberi e Accettati Muratori, un ordine iniziatico ancora oggi operante. Il termine Liberi e Accettati Muratori nasce quando gli antichi massoni operativi si trasformano in una vasta società segreta, in un periodo che va dalla fine del Medioevo al Rinascimento. Liberi si riferisce al fatto che non possono iscriversi servi o schiavi, e accettati implica che i membri vengono accolti anche se non sono dei costruttori. Nonostante la struttura e i riti dei massoni originari rimangano avvolti nel mistero, sappiamo che si basano sulla liturgia egiziana dell'iniziazione sacerdotale. La morte e la resurrezione di Osiride, la rinuncia e l'indifferenza alla propria vita precedente. La massoneria chiede soprattutto ai suoi fratelli di morire spiritualmente e di rinascere come uomini nuovi. Anche oggi questi antichi rituali vengono ripetuti in modo quasi identico. Innanzitutto il profano viene condotto nella camera di riflessione, una stanza dipinta di nero, con uno scrittoio, uno sgabello e una candela. Sopra il tavolo c'è una brocca d'acqua, del pane e due coppe, una riempita di zolfo e l'altra di sale. Alle pareti ci sono dei simboli, il falcetto, la clessidra, il gallo. E le lettere V-I-T-R-I-O-L, che sono l'acronimo della frase alchemica latina Visita interiora terre rectificando invenies occultum lapidem. Visita l'interno della terra e rettificando troverai la pietra nascosta. L'invito a una ricerca nelle profondità dell'animo umano, in silenzio e meditazione. Il profano risponde alle domande: cosa deve l'uomo a Dio? Cosa deve l'uomo a se stesso? Cosa deve l'uomo agli altri? E detta il proprio testamento. Il candidato bendato viene privato di ogni sostanza metallica. Poiché il metallo rappresenta la civiltà e rimane in piedi, né nudo, né vestito. Inoltre la sua gamba destra è scoperta, in segno di umiltà. Gli viene tolta la scarpa sinistra, sempre in segno di sottomissione. E gli viene messo intorno al collo un cappio, a simboleggiare ciò che lega il profano al mondo. Dopo aver superato le prove, la benda è tolta ed egli riceve la luce. Alla fine deve giurare al grande architetto dell'universo sul libro delle costituzioni. Vengono usati anche una Bibbia con sopra una squadra e un compasso, perché i massoni non negano l'esistenza di Dio. Rifiutano soltanto le istituzioni ecclesiastiche. Il giuramento viene scritto su un foglio, che poi viene bruciato. Una volta ricevuta la luce, il candidato viene iniziato
e i fratelli gli puntano le loro spade per investirlo di energie positive. In alcuni riti, l'iniziato riceve anche una spada per difendere simbolicamente se stesso, proteggere la loggia, attaccare i suoi nemici e, cosa abbastanza curiosa, per vendicare l'uccisione dell'ultimo grande maestro dei Cavalieri Templari, Jacques de Molay. La massoneria è organizzata in piccoli gruppi detti logge. Tutti abbiamo sentito infinite volte questa parola misteriosa che desta sospetto. L'origine della prima loggia è affascinante, perché lascia intravedere la possibilità che la massoneria sia la continuazione dell'ordine dei Cavalieri del Tempio. I suoi rituali nascondono un segreto che ha più di 1000 anni. Il contenuto e il destino del mitico tesoro dei Templari. La prima loggia ufficialmente riconosciuta è quella di Kilwinning, la loggia numero zero, o loggia madre scozzese. Le sue origini risalgono al 1140, quando i massoni, che stavano costruendo la vicina abbazia di Kilwinning, si organizzano in una corporazione. La Scozia diventa l'epicentro di molti eventi che sembrano collegare la massoneria con l'ordine dei Cavalieri Templari. Per capire in che modo, dobbiamo tornare indietro alla prima crociata, quando due giovani nobili combattono fianco a fianco per liberare Gerusalemme dai turchi. Uno, Ugo de Paganis, fonderà l'ordine dei Cavalieri del Tempio. L'altro, Henry Sinclair, un cavaliere scozzese di sangue normanno, darà vita a una dinastia che secoli dopo sarà di vitale importanza per la nascita della massoneria. L'ordine dei Templari viene fondato a Gerusalemme come un ordine monastico militare da Ugo de Paganis e da altri 7 cavalieri dopo aver ottenuto la benedizione papale. I Templari scavano sotto le rovine del Tempio di Re Salomone e, così dice la leggenda, disotterrano un tesoro favoloso. Non sappiamo se questa storia sia vera. Il fatto è che poco tempo dopo i Templari diventano immensamente ricchi. Si ipotizza che abbiano scoperto dei documenti che provano che Gesù ha lasciato una discendenza. La Chiesa, messa in difficoltà, non sappiamo se sotto ricatto oppure no, avrebbe concesso ai Templari enormi benefici. La storia comunque dice che subito dopo essere tornato da Gerusalemme, Ugo de Paganis visita la Scozia, dove fonda il primo oratorium al di fuori della Terra Santa, su un territorio che appartiene al clan Sinclair. Una leggenda racconta che i Sinclair, in francese Saint Clair, sono discendenti dei Merovingi, una stirpe che si presume discenda da Gesù Cristo. Abbiamo dunque il precursore della massoneria scozzese che combatte fianco a fianco con il fondatore dell'ordine templare. Questa è la prima di una serie di coincidenze che dà vita a un gran numero di ipotesi e congetture. Ma ci sono altri fatti curiosi. I Cavalieri Templari diventano i finanziatori dei sovrani di tutta Europa. Un affare redditizio ma pericoloso, che alla fine segna il loro destino. La persecuzione dei Cavalieri Templari si scatena nel 1307. Quando Papa Clemente V, spinto da Filippo IV, re di Francia, enormemente indebitato con loro, li accusa di numerose eresie, inclusa la sodomia, l'adorazione del demonio, il bafometto e di molti altri peccati mortali. I Templari vengono perseguitati, torturati e il loro ordine, alla fine, cancellato. Il gran maestro Jacques de Molay è imprigionato e torturato per 7 anni, dopodiché viene condannato al carcere a vita. Udito il verdetto, de Molay, che è già 70enne, dichiara assieme al suo amico Decharnet che le confessioni gli sono state estorte sotto tortura e che loro e i cavalieri sono innocenti. Quest'atto di coraggio segna il loro destino. History vi condurrà attraverso 10 casi misteriosi. Cercheremo le fonti e le risolveremo grazie ad una squadra di esperti. Dobbiamo lavorare sodo e in fretta. Andremo oltre le solite tecniche per affrontare la sfida. È necessario tutto ciò che sappiamo per trovare le risposte. Solo così potremo trovare delle verità che nessuno ha mai svelato.
Segreti svelati, da questo martedì alle 22 su History. La notte del 18 marzo 1314. Vengono entrambi condotti sulle rive della Senna e arsi a rogo. De Molay muore rivolto alla cattedrale di Notre Dame, pregando, proclamando la sua innocenza e imprecando contro il re e il papa. Ma il re di Francia non riesce a impadronirsi della ricchezza dei templari. I pochi cavalieri scampati al massacro forse portano con sé il loro mitico tesoro. E le loro proprietà passano agli ospitalieri, un altro ordine religioso. Uno dei rifugi dei cavalieri templari sopravvissuti è la Scozia, il cui re, Robert de Bruce, è stato scomunicato dal papa. La Scozia è la terra di Henry Sinclair, compagno di avventure del primo templare. La saga continua. A metà del XV secolo, un discendente di Henry Sinclair, il crociato chiamato William Sinclair, comincia a costruire una cappella a Roslyn, a sud di Edimburgo. La cappella, menzionata nel bestseller Il Codice da Vinci, si suppone sia stata edificata per nascondere il tesoro dei Templari. Questo non è provato, ma è innegabile che la cappella trabocchi di simboli templari e massonici. È quindi il primo luogo in assoluto dove sia i massoni che i templari hanno lasciato una traccia. Curioso a dirsi, la pianta ha la medesima disposizione e proporzione della terza ricostruzione del Tempio di Re Salomone, quello cioè che scavarono i cavalieri templari. Infine, il discendente dei Sinclair che costruisce la cappella, ovvero William Sinclair, diventa il primo gran maestro della massoneria scozzese nella loggia di Kilwinning. Questa loggia madre viene fondata nello stesso territorio che è stato visitato da Ugo de Paganis 400 anni prima, vale a dire nella terra di Sinclair. È vera la teoria secondo cui la massoneria sarebbe nata per conservare il segreto dei templari? Quanto è stretto il legame tra queste due organizzazioni? Ci sono nomi e riti templari nel rito di York della massoneria? Perché i cavalieri templari e non altri? Ricordiamo la formula di iniziazione dei massoni. Esplora l'interno della terra. Rettificando tu scoprirai la pietra occulta. I templari scavarono per anni alla ricerca di qualcosa. Si tratta di una singolare coincidenza? È effettivamente possibile che sia la massoneria, sia l'ordine dei templari, siano profondamente legati fin dalle origini. Ma è anche plausibile che siano entrati in rapporto più tardi, a causa di una semplice affinità ideologica, dato che entrambe le società sono anticlericali, hanno idee antimonarchiche e tutte e due sanno bene cosa vuol dire essere perseguitati. Il misterioso legame tra massoni e templari probabilmente non verrà mai dimostrato, poiché coloro che sono a conoscenza dei segreti massonici non possono rivelarli pena torture terribili e la morte. Questa è la punizione riservata ai fratelli che rivelano i segreti della loggia. Il giuramento del decimo grado del rito scozzese è solo uno dei tanti esempi della crudeltà con cui i massoni condannano i traditori. Termina così. Se venissi meno al mio impegno, acconsento che il mio corpo sia squarciato perpendicolarmente e sia esposto per 8 ore all'aperto, affinché le mosche velenose possano mangiare le mie viscere. La mia testa sia tagliata e messa sul picco più alto del mondo. Anch'io sarò sempre pronto a infliggere la stessa punizione a quelli che riveleranno questo grado e romperanno il nostro patto. Un giuramento così non si infrangeva a cuor leggero. Nel XVII secolo la massoneria diventa molto importante e si procura numerosi nemici. I suoi circoli diventano sempre più ristretti. L'influenza che ha sulla società cresce in rapporto alla sua espansione. I massoni cominciano a tenere le fila della storia, fila che forse reggono ancora oggi. Anticattolici, libertari, cospiratori. Accuse e sospetti di ogni tipo sono stati mossi contro i massoni. La loro particolare organizzazione segreta è un lessico ricco di parole sibilline come rito,
Oriente, apprendista e maestro hanno sicuramente contribuito alla loro fama. La massoneria è un'organizzazione internazionale. È suddivisa in un gran numero di logge o capitoli indipendenti, senza l'autorità di un governo centrale. Nella gerarchia della massoneria ci sono tre livelli o gradi crescenti: apprendista, compagno d'arte e maestro massone. Una loggia che conferisce tutte e tre i gradi viene chiamata loggia blu o gran loggia e costituisce le fondamenta della massoneria. Poi ci sono i riti di perfezionamento, come il rito di York e il rito scozzese. Per accedere a questo livello, il fratello deve aver prima raggiunto il terzo grado, ovvero quello di maestro massone. Il rito di York e quello scozzese hanno rispettivamente 10 e 33 gradi, con i loro relativi riti e simboli. Un altro ramo della massoneria è l'Ordine della Rosa Croce. Ha la stessa origine degli altri rami, ma include anche elementi mistici, alchemici e altri principi filosofici che lo rendono diverso dalla massoneria, almeno per come la conosciamo oggi. Comprendere i simboli della massoneria ci aiuterà sicuramente a gettare un po' di luce sulle ambizioni e i suoi veri propositi. Osservando questi simboli attentamente, vedremo le loro tracce nei luoghi più impensati. Ci ricordano che i massoni sono esistiti, ed esistono ancora. I loro simboli trasmettono ideali di crescita spirituale e molti di essi si ispirano a quelli degli antichi muratori. Il filo a piombo simboleggia la rettitudine, la livella l'uguaglianza, la squadra la rettitudine, la virtù e l'onestà. E viene identificata con il maestro venerabile. Il compasso rappresenta gli ideali massonici di amicizia, moralità e amore fraterno. Quando traccia un cerchio, il punto centrale è il massone e la circonferenza è il mondo. Un massone deve vivere secondo i principi di amicizia, moralità e amore fraterno. La cazzuola simboleggia la malta che cementa il fratello massone. Il regolo di 24 pollici le 24 ore del giorno. Il maglietto ricorda ai massoni che devono lavorare per forgiare e migliorare il proprio carattere. La stella a cinque punte rappresenta l'essere supremo e anche i cinque punti del cameratismo, un segreto che non può essere rivelato. Il grembiule bianco rappresenta la purezza. Le pantofole ricordano ai massoni la loro preparazione ai gradi. Per entrare nel tempio devono togliersi le scarpe e infilarsi le pantofole. Il cerchio con un punto al centro e due linee parallele tangenti ad esso con sopra un libro è il cielo. Il punto, la terra. E le linee parallele, i due solstizi, che sono i giorni festivi più importanti dell'anno massonico. La lettera G sta per Dio o Gadu, il grande architetto dell'universo. Ed è un'aggiunta americana. Viene usata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1850 insieme a squadra e compasso. Un modo particolare di stringersi la mano permette ai massoni di riconoscersi l'un l'altro, in segreto. Da ciò che abbiamo appreso finora, le accuse e le persecuzioni che la massoneria ha subito per secoli sembrano causate più dal pregiudizio di istituzioni dogmatiche e dittatoriali che da particolari malefatte compiute. La massoneria allora è veramente un'innocua fratellanza che cerca di promuovere il progresso umano? I suoi critici hanno un'opinione diversa. La massoneria viene accusata praticamente di tutto. Dall'aver costituito una mafia segreta, atea, anticattolica e pericolosa, all'aver incoraggiato un complotto globale per controllare il mondo attraverso le sue reti di potere. La Chiesa Cattolica non esita quindi a scomunicare i massoni e la maggior parte delle monarchie europee decide di bandire l'ordine. Tra il 1738 e il 1890 il Vaticano emana 17 bolle papali che condannano e proscrivono la massoneria. Questo non impedisce a molti monarchi cristiani di unirsi alle sue file, mentre altri la osteggiano apertamente. Giacomo III di Scozia è il primo re sospettato di essere un massone. Il primo sovrano europeo che sostiene ufficialmente la massoneria è l'imperatore Francesco I, fondatore della Casa Reale d'Austria e, cosa piuttosto curiosa, cattolico.
I regnanti di Olanda, Svezia, Ginevra, Zurigo, Berna, Baviera, Austria, Russia e Prussia la vietano categoricamente. Una delle principali accuse mosse contro la massoneria è che opera con metodi machiavellici, anche quando i suoi fini sono altruistici. Vale a dire che il fine giustifica i mezzi. La solita giustificazione usata da qualsiasi gruppo di potere. Allora, in che cosa la massoneria è diversa dalle altre potenti organizzazioni? Alcuni dicono che prima della Rivoluzione francese, il duca di Orléans, gran maestro del grande oriente di Francia, comprò tutto il grano che riuscì a trovare e lo nascose, o lo vendette al di là dei confini francesi per provocare la carestia che scatenò la Rivoluzione francese. In ogni caso, i giacobini, che erano stati anch'essi accusati di essere dei massoni e degli illuminati, 2 anni dopo la loro ascesa al potere aboliscono tutte le logge. Forse sono preoccupati della grandissima influenza che la fratellanza possiede. All'epoca la massoneria francese vanta qualcosa come 630 logge, con circa 75.000 affiliati. Alla fine del XVIII secolo, l'ordine degli Illuminati ha infiltrati nella maggior parte delle logge, e questo non aiuta la loro immagine pubblica. Da allora la massoneria viene sospettata di cospirare per impadronirsi del potere mondiale. L'ordine degli Illuminati viene fondato da un cittadino bavarese, Adam Weishaupt, nel 1776. Persona arrogante e senza dubbio megalomane, Weishaupt mira a distruggere ogni forma di governo. Vieta le religioni, abolisce la proprietà privata e crea un nuovo ordine mondiale sotto il suo unico comando. Riesce pian piano ad infiltrarsi nella massoneria e in tal modo diffonde la sua organizzazione in quasi tutta Europa. E secondo alcuni, anche in Nord America. Per arrestare l'infezione, molti re decidono di proscrivere totalmente la massoneria. L'ordine degli Illuminati è bandito ufficialmente nel 1790, ma il suo coinvolgimento in eventi successivi è molto probabile e c'è chi pensa che sia operativo ancora oggi. Nonostante l'episodio degli Illuminati, la massoneria guadagna popolarità e continua ad accrescere i suoi membri. Importanti figure storiche presto ingrossano le sue file. Persone colte, nobili, borghesi, militari. La massoneria diventa prestigiosa e attrae liberi pensatori che si celano nell'ombra. Gli incontri sono organizzati attraverso segnali segreti. L'identità del maestro è nota solo a chi ha raggiunto un grado elevato. Il risultato delle loro azioni non lascia traccia nella storia, ma la loro presenza è senza dubbio reale. La loro influenza è molto forte in America. Si infiltrano nei circoli più elevati del potere civile e militare. I massoni hanno un ruolo fondamentale nella liberazione delle colonie americane, sia inglesi che spagnole. Gli Stati Uniti sono forse l'eredità più evidente della massoneria. I suoi simboli nazionali sono carichi di messaggi massonici. Una lista parziale dei più famosi massoni del passato ci aiuterà a percepire la reale importanza di questa società segreta e come essa abbia influenzato la storia. Il banchiere Nathan Meyer Rothschild, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart e il poeta tedesco Goethe erano tutti massoni. In modo particolare la Gran Bretagna ha prodotto numerosi massoni famosi. I re inglesi Giorgio V, Guglielmo IV, Edoardo VII e VIII e Giorgio VI. Uomini politici come George Canning, Cecil Rhodes e Winston Churchill. L'inventore della penicillina, Sir Alexander Fleming. Scrittori come Alexander Pope, Edward Gibbon, Sir Walter Scott, Sir Arthur Conan Doyle, Roger Kipling, oltre a dozzine di generali, ammiragli e ufficiali d'aviazione. Perfino l'attore Peter Sellers era un massone. Gli Stati Uniti non sono da meno.
La maggior parte dei padri fondatori, giudici, membri del congresso, senatori e generali sono massoni. Anche i presidenti americani Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson e Gerald Ford. Il direttore del programma nucleare americano, Vannevar Bush, il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, Henry Ford e addirittura Steve Wozniak, cofondatore della Apple Computers. Anche loro sono massoni. In Sud America figure come Simón Bolívar, San Martín e Benito Juárez sono massoni. E la lista potrebbe continuare all'infinito. L'importanza e la popolarità che la massoneria acquista le procura dei nemici più spietati della Chiesa Cattolica. Paradossalmente, la persecuzione più intensa e sanguinaria messa in atto contro i massoni proviene da un altro gruppo scomunicato, i bolscevichi. La massoneria sopravvive alle prime fasi della rivoluzione sovietica e viene tollerata fino al 1922, quando la Quarta Internazionale decreta che è un'ideologia incompatibile con il comunismo. A questo punto alcune logge si sciolgono, altre diventano sotterranee. Nel 1926, la richiesta da parte del massone Boris Astromov a Stalin di lasciare operare l'ordine nonostante il divieto porta all'arresto, alla tortura e all'imprigionamento dei massoni. Durante gli anni del governo sovietico, la massoneria scompare totalmente. Astromov viene imprigionato, interrogato e muore subito dopo il suo rilascio. I massoni spariscono o continuano a lavorare nell'ombra. La prima loggia russa che opera liberamente è la loggia Armonia. Ma questo accade soltanto di recente, nel 1992. Nel XX secolo la massoneria subisce non solo la persecuzione dei bolscevichi, ma anche quella dei nazisti. In questo periodo viene coniato il termine giudaico-massonico e nascono le più spregiudicate teorie cospirative. Quanto c'è di vero in esse? Si tratta soltanto di antisemitismo? Perché nel corso dei secoli la massoneria ha attirato come un parafulmine le ire del potere costituito? Nel XX secolo, durante l'epoca comunista, la massoneria viene bandita in tutta l'Europa dell'Est e in Unione Sovietica. Le sue logge sono sciolte, le sue biblioteche distrutte, i suoi membri perseguitati e imprigionati. Non va meglio nella Germania nazista. In Mein Kampf, Hitler afferma che gli ebrei si sono infiltrati nella massoneria, che è diventata il loro strumento. Così scrive: i sentimenti pacifisti e la paralisi degli istinti nazionalisti sono il risultato delle manipolazioni massoniche. È l'inizio di quella che presto diventerà una lunghissima serie di accuse antisemite contro la massoneria. Hitler scioglie tutte le logge tedesche e incolpa la massoneria di tramare insieme agli ebrei per la creazione di una repubblica mondiale, simile a quella postulata dagli Illuminati, più di un secolo prima. Nel 1935 Goebbels accusa 300 membri di razza ebrea e cospiratori massoni di aver permesso all'Unione Sovietica di entrare nella Società delle Nazioni. Due anni dopo inaugura una mostra antimassonica che espone oggetti che mirano a incriminare l'ordine. Nei campi di concentramento nazisti, i massoni devono indossare un distintivo con un triangolo rosso rovesciato. Si calcola che nella Germania nazista e nei territori da essa occupati furono uccisi tra gli 80 e i 200.000 massoni in pochi anni. Nel 1924, in Italia, Mussolini afferma che i fascisti devono scegliere tra l'essere fascisti o massoni. E l'anno seguente ordina lo scioglimento della massoneria. La presunta relazione tra giudaismo e massoneria, di cui sia i nazisti che i fascisti parlano, non viene mai provata, ma alimenta l'odio razziale. Non dobbiamo dimenticare che la massoneria, pur nascendo nel cuore della società cristiana, dopo un certo numero di secoli accetta al suo interno, senza distinzione, ebrei, musulmani e chiunque altro creda in un essere superiore. Un dettaglio che passa inosservato o viene ignorato da Hitler e da Mussolini. Anche la Spagna franchista è teatro di importanti persecuzioni antimassoniche.
Durante la dittatura di Francisco Franco, i massoni vengono torturati e uccisi senza alcun processo in tutto il paese. La massoneria riprende a essere legale solo dopo la morte del caudillo nel 1975. In tempi più recenti, Saddam Hussein introduce la pena di morte in Iraq per chi promuove o sostiene principi sionisti, inclusa la massoneria. Cos'altro possiamo dire della massoneria? Se giudichiamo la qualità dei suoi nemici, non c'è molto da aggiungere. Ma oggi che ne è della massoneria? Al momento si calcola che ci siano tra i 4 e i 6 milioni di massoni attivi, distribuiti in circa 100.000 logge in tutto il mondo. Molte sono delle specie di circoli sociali, dove beneficenza, riti ancestrali, segreti, abiti curiosi, innocenti tombole a premi e feste a tema coesistono. I massoni ora non si nascondono più e ostentano perfino adesivi che li identificano chiaramente. Molti hanno anche delle pagine web, donano enormi somme di denaro in beneficenza. Oggi il loro problema è che i giovani hanno poco o nessun interesse ad affiliarsi. Forse la massoneria è stata sconfitta dal tempo. La sua antica liturgia, i suoi principi morali, l'opposizione alle autorità religiose, che sono diventate via via sempre meno importanti, male si adattano a una cultura abituata al postmodernismo, a internet, ai videogiochi, al culto dell'individuo o all'insaziabile società consumistica, nella quale il progresso dell'uomo e la spiritualità hanno poco spazio. Forse la sua decadenza ha a che fare con la riluttanza ad accettare le donne al di fuori delle logge complementari femminili. Un ostinato arcaismo che tuttora continua. Probabilmente l'ultimo successo dei massoni nel XX secolo è la sconfitta di Hitler e del nazismo. Roosevelt, Truman, Churchill, Re Giorgio VI, i generali Bradley, MacArthur e Marshall sono tutti massoni. Sono passati molti anni, eppure ci sono ancora alcuni eventi attribuibili alla massoneria che ci fanno capire che questo gigante forse sta solamente dormendo. Nel 1997, il laburista inglese Chris Mullin sferra un duro attacco alla massoneria. Mullin è convinto che poliziotti massoni concedano privilegi speciali a criminali massoni. La stampa britannica è in fibrillazione, ma alla fine non emerge alcuna prova. Nell'Assemblea Nazionale per il Galles dal 1999 è obbligatorio per i parlamentari massoni rivelare il proprio status. Giudici e polizia devono farlo volontariamente. Se oggi la massoneria è solo una società un po' pacchiana, perché Saddam Hussein l'ha perseguitata? E perché in Gran Bretagna poliziotti e giudici, se sono massoni, devono dichiararlo pubblicamente? Questi due paesi ideologicamente agli antipodi, che si sono anche fatti la guerra, hanno forse un comune nemico? Oppure i massoni sono semplicemente un facile bersaglio per i politici? La massoneria si è sempre caratterizzata per la sua abilità a cambiare forma, a mantenere un basso profilo e scomparire sottoterra al momento giusto. Questa strategia le ha permesso di ottenere nei secoli enormi vantaggi. Nuovi nomi, nuove modalità, nuovi membri. Potrebbe quindi aver messo in atto le stesse tattiche anche oggi. Come può una società che ha influenzato gli eventi più importanti della storia mondiale scomparire semplicemente nel nulla? È possibile che questo nuovo silenzio, questa apparente vecchiaia, nasconda soltanto un cambio di piani e di strategie? La nostra vita spesso è condizionata da decisioni prese da altri. Potrebbero esserci i massoni dietro di esse, senza che noi lo sospettiamo? E che dire della potente manipolazione esercitata dai media, molti dei quali nelle mani dei fratelli massoni? Forse è attraverso questi canali che oggi ci giungono i messaggi sottili della massoneria.